Impatta 1-1 il Pineto contro il Fano tra le mura amiche del Mariani Pavone, un pareggio giusto per l'andamento della gara ma che lascia l'amaro in bocca ai biancazzurri che avanti per oltre 90 minuti incassano la rete che nega la gioia dei tre punti in pieno recupero. Amaulo conferma il 3-5-2 ma è costretto a ridisegnare la linea del centrocampo per sopperire alla pesante assenza di Paoli, inserisce dal primo minuto Cascione e Di Giacomo quinti di centrocampo accentrando Pezzotti con Mininclerc e Domizzi in mediana. La coppia d'attacco è del Mastro Romano. Risponde Catalano confermando il 4-2-3-1 con Zafestas tra i pali a sostituire lo squalificato Olivieri, mentre in avanti Trillo sopperisce all'assenza di Tortori sulla tre quarti nel tridente con Casolla e Variale, alle spalle della prima punta Broso. Pronti via e subito ospiti che si fanno pericolosi in due occasioni con un ispirato Variale. Dopo appena due giri di lancette l'esterno riceve un preciso filtrante sulla tre quarti e si ritrova tu per tu con Mercorelli, subito decisivo a salvare coi piedi. Passa appena un minuto e ancora Variale fa partire un diagonale ad incrociare impegnando nuovamente l'estremo biancazzurro che si allunga e salva i suoi. La risposta del Pineto al sesto con una girata dal limite di Mininclerc sulla quale Zafestas si fa trovare pronto a bloccare a terra. Si rompono gli indugi al quarto d'ora, il Pineto si riversa in avanti con Del Mastro che conclude a botta sicura sul diagonale. Il direttore di gara ravvisa un fallo di mani di Manè. Dal dischetto il cucchiaio di Romano è perfetto e spiazza Zafestas portando in vantaggio il Pineto alla prima vera occasione utile. Quindi insistono ancora gli adriatici al 25esimo con una punizione di Pezzotti sul palo lontano a cercare Mininclerc che prova due volte a superare la difesa, si fa perdonare Manè che mura la conclusione del fantasista spedendo in corner, ma l'occasione più ghiotta è per gli ospiti al 34esimo. Fano a un passo dal gol del pareggio, si riversa in avanti la formazione granata, Casolla riceve palla nel cuore dell'area di rigore ma poco cattivo calcia centralmente, Mercorelli respinge ma c'è Zanolla, seconda conclusione e ancora un miracolo dell'estremo biancazzurro a dire no. Nella ripresa, così come nel primo tempo in avvio, subito Fano pericoloso al quarto con una conclusione dal limite di Zanni che di collo pieno spedisce di poco alto. Prova a cambiare qualcosa a Catalano che opta per un doppio cambio richiamando a sé Manè e Del Rosso per Bavassori e Palazzo. Al nono Romano in area riceve un buon pallone ma prestato perde l'attimo e l'azione sfuma. Ancora Pineto al 12esimo dialogano Mininclerc e Del Mastro che prova a mettere in mezzo ma la difesa granata chiude con ordine. Lampo di Variale al 14esimo che dalla sinistra fa partire una conclusione a giro che scheggia il palo, brividi per il Pineto che si salva, sfortunato il numero 7 granata, quindi cambia anche Amaulo che al 19esimo sostituisce Romano con Caprioli avanzando Mininclerc al fianco di Del Mastro. La fase centrale della ripresa è combattuta ma entrambe le squadre che si difendono con ordine non riescono ad essere incisive in avanti. Al 40esimo tegola per il Pineto, guai muscolari per Pezzotti che resta a terra ed è costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco. Al suo posto entra Minella. Il Pineto prova a creare pericoli con Barlafante al 43esimo, ma Zafestas si fa trovare pronto. Ma proprio quando i tre punti sembrano ormai cosa fatta, arriva la beffa per i biancazzurri che incassano un gol fotocopia rispetto a quello di Basso di domenica scorsa. Al 49esimo punizione di Carcalis, colpo di testa sul secondo palo di Bavassori, lasciato colpevolmente libero di incocciare in area e indirizzare alle spalle di Mercorelli che questa volta nulla può per evitare il definitivo 1-1. Un passo avanti per il Fano verso la salvezza diretta, un passo che porta il Pineto a 40 punti allontanando i biancazzurri dalla zona playoff seppur con due gare da recuperare e giovedì si torna di nuovo in campo. Se analizziamo la partita nelle H 90 minuti il pareggio è il risultato giusto, però a quel punto al 94esimo prendere gol su un calcio piazzato dove sapevamo la loro pericolosità e avevamo studiato anche un po' una situazione di quel tipo, prendere gol fa male. Domenica scorsa lo stesso abbiamo preso il gol su un calcio d'angolo dove non abbiamo fatto una marcatura già preventivata, quindi sono delle situazioni un po' di mancanza di attenzione, peccato perché a volte bisogna portare via anche un risultato positivo, anche sporco, un gioco sporco, una partita difficile perché il Fano si è dimostrato una squadra forte e noi sicuramente qualche difficoltà l'abbiamo in questo momento e potevamo magari essere più pericolosi su qualche ripartenza dove potevamo anche chiudere la gara e lì siamo stati poco cattivi e poi ormai la partita era finita, dovevamo portarla a casa cercando di prestare più attenzione.
con i vari infortuni, però considerate anche le partite da recuperare, l'obiettivo playoff è ancora centrabile. Ma in questo momento è presto, prematuro darsi un obiettivo, perché è vero che abbiamo due partite da recuperare, però io direi di guardare di partita in partita, dobbiamo un attimo ritrovare l'identità di squadra, perché sicuramente adesso qualcosina abbiamo perso, qualche problema ce l'abbiamo in organico e dobbiamo un po' sopperire, dobbiamo essere bravi a sopperire quelle magari mancanze in questo momento che ci dà quell'equilibrio che forse avevamo prima, avevamo trovato, adesso e dobbiamo riuscire a trovare la compattezza di squadra in un altro modo. C'è molto rammarico in relazione alla prestazione effettuata. È chiaro che il gol al 90esimo ci fa essere contenti e al tempo stesso fa rammaricare gli avversari. Però oggi il Fano è venuto qui per cercare di vincere. Credo che abbia fatto una partita veramente di livello e fino alla fine ha provato in tutti i modi per pareggiarla. Credo che nel computo totale della partita il pareggio assolutamente non sia stato un risultato rubacchiato, anzi. Io quando parlo di consapevolezza dei nostri mezzi, ma bisogna avere anche l'umiltà di capire che non giochiamo da soli, c'è una squadra importante, ben allenata dall'altro lato e quindi non era facile venire qui e fare la prestazione che abbiamo fatto. Io sono contento di questo.